Dopo un anno di chiusura è riaperta la piscina comunale del Palazzetto dello Sport di Lucca. La struttura era chiusa dal 27 maggio scorso, quando un cedimento del solaio l'ha resa inagibile. Successivamente si sono resi necessari anche gli adeguamenti antisismici e la procedura è stata ulteriormente rallentata dalla modifica del codice degli appalti, che ha obbligato l'amministrazione comunale a rivedere le procedure di affidamento dei lavori. Da oggi dunque sono riprese le attività del Circolo Nuoto Lucca, gestore dell'impianto, insieme a quello provinciale del Liti, dove erano stati spostati i corsi e le attività agonistiche. Da oggi siamo contenti perché riapre la piscina, quindi ora ci riorganizzeremo nei corsi e ci riorganizzeremo praticamente quello che è la corsistica normale, però intanto questa settimana inizia la frequenza libera. Fino a stamattina la frequenza libera sarà anche gratuita, per ogni informazione poi c'è la segreteria giù che è riaperta da stamani. L'orario che faremo è un po' più piccolo rispetto all'orario classico, sarà dalle 9 fino alla sera alle 8:30 e il sabato fino alle 6:30. Adesso il prossimo intervento sarà quello sulle palestre e sugli spogliatoi del Palasport, per poter ripristinare le attività delle società sportive che adesso sono costrette ad usufruire di strutture alternative, come l'ex Cavallerizza o il Foro Boario.